già ci sono sicuramente anche altri interventi che non sono nel programma, ma vi diamo l'opportunità di parlare. Si prepara Tashina Jahan. Buongiorno a tutti. Allora, voglio presentare la mia associazione. Noi siamo l'African St. Francis Association, che in pratica è un'associazione a maggior parte di studenti dell'UNIVPM notamente. E vabbè, siamo una giovanissima associazione nuovamente costituita. Siamo nati per iniziativa di studenti, come l'ho detto prima, però poi siamo evoluti e ora come ora abbiamo anche dei lavoratori, dei disoccupati e un po' di tutti nell'associazione nostra. Ok, in pratica noi siamo costituiti di giovani ragazzi, per la gran parte immigrati, però non solo, e che siamo qui in Italia. Per esempio, io sono qua in Italia da un anno e mezzo circa, sono al secondo anno di ingegneria dell'informatica e dell'automazione. E noi ci siamo riuniti innanzitutto per combattere le discriminazioni, e ci siamo resi conto che la discriminazione nasce da che cosa? Dalla disinformazione. E quindi noi appunto vogliamo informare la gente, parlare, farci conoscere, perché se uno ti conosce bene, magari ti capisce meglio. Questo abbiamo l'intenzione di raggiungere questo scopo tramite una serie di iniziative che già abbiamo iniziato con una conferenza ultimamente, e ci sono tanti altri progetti che porteremo avanti più in là. Quindi in pratica ci siamo riuniti per dire: siamo qui, giovani studenti, giovani persone con una mentalità molto più aperta, che pensano diversamente, che vogliono stare insieme. Fra di noi ci sono degli italiani, ci sono dei ghanesi, ci sono degli africani, degli indiani, e siamo veramente una realtà multiculturale. E vogliamo dire a non si sa chi, a quelli là che la pensano anche ancora come 50 anni fa, che siamo qui e faremo sentire la nostra voce. E quindi, per presentare gli stranieri sotto una luce diversa da quella dalla solita, in pratica. Ok, poi abbiamo anche pensato di indurre degli spin-off dall'università nostra verso i diversi paesi d'origine. Gli spin-off in pratica sarebbero delle iniziative che partirebbero dall'università verso i paesi di origine, che in pratica prevede di cercare le opportunità per giovani italiani laureati o giovani immigrati qua di prima, di seconda generazione, fargli capire che ci sono anche delle opportunità anche nei diversi paesi rispettivi. In Africa, più specificamente, che diciamo che è il continente che conosco meglio, tanti analisti dicono che l'Africa è la prossima India, quindi delle opportunità ce ne sono tante, della forza lavorativa ce n'è, dell'energia ce n'è. Magari l'Italia potrebbe sfruttare questa opportunità, perché no? I cinesi già sono presenti sul territorio, hanno capito quello. Perché no l'Italia? Quello volevo dire. E vogliamo anche far capire che noi come immigrati possiamo portare un contributo positivo al paese, se lo vuole usare. Vabbè, dopodiché, per non farla troppo lunga, approfittiamo della presenza dell'onorevole per presentare, come dire, delle nostre richieste, perché abbiamo parlato di integrazione. Per noi l'integrazione passa per l'uguaglianza. Per avere l'uguaglianza bisogna anche cancellare le ingiustizie. E noi abbiamo ritenuto alcuni, come dire, alcuni punti che ci risolta a noi delle ingiustizie, riguarda specificamente gli studenti. Allora, come prima cosa vorrei parlare del diritto allo studio. Nella regione Marche, gli studenti stranieri devono fare la richiesta per la domanda di borsa di studio ogni anno, il che implica una certa spesa, che sono costi non, diciamo, non pochi sono questi costi. Invece in altre regioni come il Piemonte o in Reggio Emilia, gli stessi studenti immigrati fanno la domanda di borsa di studio all'inizio della triennale, primo anno, e dopo la riconfermano soltanto.
Quindi questo toglierebbe una spesa in più a degli studenti che alla fine sono studenti, mica sono lavoratori, quindi dei soldi non ce n'hanno tanto. Va bene, come seconda cosa volevamo parlare degli studenti, sempre degli studenti, a livello della specialistica quando hanno finito lo studio, diciamo, che in pratica per iscriversi a un albero di professionisti la faccenda risulta molto difficile, ma molto, quando nel frattempo per uno studente italiano è molto più semplice. Da ricordare che questi due studenti, diciamo, hanno fatto lo stesso piano di studio e quindi hanno la stessa come dire, qualifica. Quello ci risulta un'ingiustizia. Poi parlerei anche del permesso di soggiorno, che ci risulta abbastanza alto, una volta di più per uno studente, che va sui 260 euro ogni anno. E l'anno scorso, quindi quest'anno, la faccenda è anche diventata molto più complicata per gli studenti giovani che arrivano al primo anno. Quindi in pratica hanno speso sui 150 euro da settembre per un permesso di soggiorno che gli scadevano 6 mesi dopo, quindi hanno dovuto rifarlo una seconda volta pagando 199 euro. Cioè, per noi ci risulta molto alto come costo, veramente molto alto. Poi, che cosa dicono? Che in pratica quando uno studente arriva, il tempo di trovare un posto di laurea, gli danno un permesso di soggiorno fino a, diciamo, febbraio. Dopodiché, se non ha trovato questo posto di laurea, deve tornare al paese suo. In pratica è una cosa che non accade mai. Poi, le immatricolazioni si fanno a novembre, per scadere a dicembre. Quindi, bastava fare come prima, un permesso di soggiorno, dare la documentazione e poi portare la ricevuta dell'università della tassa pagata, ed era semplice, quindi noi non avevamo capito questo cambiamento e ci risulta anche molto discriminativo. Per concludere parlerei del sistema sanitario italiano. Allora, la tessera sanitaria per uno studente borsista costa 150 euro, comunque per essere borsista bisogna avere un reddito abbastanza basso. Però per un motivo o per un altro ci sono studenti che hanno perso la borsa di studio oppure che non l'hanno ottenuta essendo al limite a livello del reddito, e lì bisogna pagare la stessa tessera sanitaria a 387 euro. Cioè, questo è esagerato, e tale tessera sanitaria scade quando il permesso di soggiorno, quindi in pratica se te hai un permesso di soggiorno che va fino a luglio, paghi la tessera sanitaria a gennaio 387 e poi ti scade a luglio con il permesso di soggiorno. Dopo sei esposto, o la devi ripagare o non si sa come, quindi sono cose abbastanza grave per noi. E vabbè, per parlare di alcuni solo di queste poche problematiche, ce ne sono tante altre ovviamente, che magari porteremo avanti nell'ambito universitario, che vabbè accenno qua, i regolamenti di riconoscimento dei titoli di studi ottenuti da africani nel paese loro. Per esempio io sono arrivato qua con una laurea in economia e la procedura era veramente tanto impegnativa, quindi ho lasciato perdere. In pratica avrei dovuto ricominciare al primo anno, la cosa è abbastanza, e poi a livello di costi ci risulta anche molto molto difficile. Queste sarebbero le nostre richieste. Vabbè, per concludere ringrazio molto e tanto la CGL per questo invito e per questa iniziativa, e ringrazio anche personalmente il segretario o la segretaria Sericarne. Grazie a tutti.